abbiamo aziende che possono avere un trend positivo, magari quelle che hanno un'innovazione spinta oppure hanno dei processi di produzione che riescono ad aggredire dei mercati ancora aperti, ma per tutto un tessuto imprenditoriale che purtroppo è la maggioranza, la situazione incomincia a essere molto pesante. 3 mesi di lockdown, poi una ripresa ben presto stoppata dalla seconda ondata del virus. C'è il Covid, insomma, ad innestare la crisi del motore economico delle Marche, fatto di medie e piccole imprese. Alcune di queste già in difficoltà prima. Da domenica 15 novembre, dall'entrata in vigore dello status di zona arancione, sono state richiuse, con conseguenze facili da immaginare. Le imprese colpite dall'ultima restrizione sullo status di zona arancione sono circa 9.007 e toccano tanti settori: ristoranti, bar, gelateria, pasticceria. Dai nostri dati rappresenta circa il 73% delle imprese limitate ed è un settore che pesa sull'economia marchigiana per oltre il 5-6%. Parliamo di aziende, in questo caso, che fanno dell'economia locale come principale, diciamo, utenza per le loro attività. Il sostegno a settori interi della produttività marchigiana ormai non basta più. La Camera di Commercio Unica, a braccetto con la Regione, sta valutando misure nuove perché l'accesso al credito rischia di diventare nei prossimi mesi un ulteriore ostacolo di fronte all'idea di una ripresa, la cui declinazione, non solo per grandi aziende, passa dall'internazionalizzazione in digitale. Oggi possono restare sul mercato, cercare di innovarsi per il possibile che possono fare con una digitalizzazione importante, entrare su alcune marketplace oppure su quei showroom virtuali dove noi abbiamo avuto un grosso successo insieme alla Regione con il bando che abbiamo messo in atto.